Ben ritrovati con una nuova puntata di ArtTV, la settimana dell'arte. L'appuntamento di oggi è dedicato alla seconda tappa del nostro viaggio alla scoperta di Venezia e delle sue eccellenze. La nostra guida è Francesca Bortolotto Possati, veneziana doc, presidente e CEO di 4 tra i più affascinanti hotel della città: il Palazzo, il Bauer, il Palladio e Villa F. Ognuno che di noi, quando viaggia, sia per il motivo che determina il viaggio, va da solo, per lavoro, in famiglia, per una cosa romantica, ha dei diversi bisogni, delle diverse aspettative, come quando uno si veste in una maniera diversa. Sicuramente l'hotel, proprio perché questo stile è molto più vicino a una fascia di persone più giovani, più urban, quello che si può considerare un posto legato a dove sta, alla velocità di entrare e uscire, molto più liberi in un qualche modo, legati però anche al Grand Hotel e a questi spazi comuni così atipici, che sono così grandi, dove poi alla fine incontri tutti. Da sempre sinonimo di classe ed esclusività, il Bauer è l'hotel per eccellenza di chi voglia vivere Venezia in modo unico. Un'esperienza intensa e coinvolgente che permette di godere della città in maniera privilegiata. L'atmosfera glamour, la cura dei particolari, l'attenzione verso il cliente e la cucina esclusiva ne fanno uno dei più apprezzati dal jet set internazionale. L'hotel, tra i migliori 5 stelle lagunari, si trova nel cuore di Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco e dalle vie dello shopping e dell'arte. L'albergo è stato accuratamente rinnovato e rappresenta il vivace collegamento tra passato e presente. Bauer Hotel nasce nel 1880, quando il primo proprietario, che era il signor Bauer, Julius Bauer, acquista il primo lotto, che è la parte più storica, ne fa un albergo molto famoso, molto conosciuto, e man mano espande comprando altri immobili adiacenti, man mano che il business cresceva. La sua morte dopo, negli anni 20, mio nonno armatore, arrivando da Genova su Venezia, investe in alberghi e nell'immobiliare e compra nel 30 il Bauer come era all'epoca. In 10 anni, durante il periodo tra il 40 e il 50, demolisce tutta la parte non interessante e costruisce questa facciata e questa parte che si attacca alla parte storica, che ha quel contesto decisamente diverso da tutto quello che è Venezia, e perché ha una matrice anni 40 come a Venezia non ci sono. Dopo 20 anni eredito da mia madre questo asset, e nella fine degli anni 90 decido di ricominciare a ridare una visibilità, un'identità e una nuova anima a questo albergo che era rimasto addormentato per tanto tempo. Quindi intraprendo un enorme restauro e divido questo grande bastimento. Mio nonno, essendo armato, cioè, se uno lo vede, cioè, è come una nave con due teste, quindi divido la parte degli anni 40 dalla parte storica. Proprio accanto all'Hotel Bauer si trova la prima delle eccellenze della nostra puntata, la gioielleria Codognato, fondata nel 1866, da sempre specchio delle nostre più intime passioni. Voglio presentare Attilio Codognato e questo luogo di incanto, di magia, che è qui da 6 generazioni e che io adoro e che vengo spessissimo a visitare. Se non altro, se non posso sempre permettermi di comprare un gioiello di queste dimensioni, vederli e capire come ancora tutto questo continua a esistere per Venezia, per la tradizione, per la qualità, l'artigianato e la volontà di chi oggi porta avanti questo messaggio. Io trovo che la boutique Codognato su Venezia è un'icona, è un simbolo che chi la conosce e anche chi non la conosce deve continuare a poter venire e riconfermare che a Venezia si deve venire a vedere certe cose che non trovi negli altri posti del mondo. Venezia ancora deve dare questa emozione e chi riesce, come Attilio, a conservare questa enorme passione, questo enorme coraggio contro le mode, contro
anche le seduzioni che vengono a livello economico di andare in giro per il mondo, ha tutta la mia ammirazione. Spero che possa continuare per tanto tempo. Attilio, raccontaci la tua storia. Beh, il negozio in questo luogo è dal 1866, quindi un'eternità. E il fondatore probabilmente, noi non lo sappiamo, ma aveva già iniziato l'attività. All'epoca la gioielleria non poteva autofinanziarsi, bensì era surrogata da pezzi di antichità. Però nell'evoluzione della storia della ditta il gioiello diventa il centro, il fulcro. C'è stata una mostra al Musée Maillol di 30 pezzi che ha avuto un grandissimo successo di pubblico, questo nel 2010. Più che creare cose nuove, ci rifacciamo all'archivio straordinario che io ho delle cose fatte dai miei avi, per cui lo stile cerchiamo di mantenere sempre quello. Attraverso la riproposta dell'antico ci sentiamo molto moderni. I clienti sono sempre quelli. Non sono cambiati, nel senso che amano sempre quel gioiello dove c'è tanta fattura, dove c'è un certo messaggio che io spero di dare. Ecco. Sì. Dei nomi eccellenti. E che alcuni di questi oggetti sono stati commissionati per loro, sì, la prima volta. Attori del cinema, famoso, non so, Greschelli, sì, sì. Poi, diciamo, proprio i visitatori di Venezia fanno tappa sovente qui, ecco. La più famosa è Maria Felix, che è immortalata in una foto di Man Ray molto bella, con 7-8 serpenti. Ecco, ma più recentemente Nicole Kidman ha comprato un braccialetto a serpente. Il serpente è importante perché si presta nella gioielleria, la forma sinuosa, eccetera, eccetera, è facile arrotolarla a un polso. E poi ha anche un contenuto simbolico, perché il serpente è il peccato, tra virgolette. Questo è anche divertente come si e questa è la pone, ecco. Come uno può aprire. D'oro, brillanti, e sulla testa c'è una lavorazione che regge il rubino. E gli è che a volte non siamo più capaci di ripetere le cose. Quindi in questo c'è una certa moralità, dà un senso di unicità anche alle cose. Questi bicchieri sono stati fatti da mio nonno, quindi più di 100 anni fa, non so datarli esattamente, sono in cristallo di rocca, quindi quasi vetro nel senso dell'effetto a Venezia del cristallo di rocca, è curioso, e ognuno ha un'incisione diversa. L'archivio consiste nei disegni storici, quindi ogni volta li reinterpretiamo, stando però fedeli alla tipologia. Gli artigiani sono veneziani, esclusivamente veneziani. Ci sono parecchi libri che adesso riportano le nostre immagini di oggetti e anche un pochino l'aspetto concettuale di pensiero che spero ci sia dietro. Ho avuto proposte in California, in America, in Russia, qualche anno fa, ma preferisco giocare le mie partite qui, nel senso che Venezia è la città giusta per il tipo di gioielli miei. Ecco. Trovo che ci sia abbastanza consonanza con la città. Venezia è un teatro, secondo me. Un teatro, se si dà la pièce, la gente viene, e la gente vuol dire anche i clienti miei. Ecco, che se trovano l'occasione, vengono volentieri, perché è una città che non c'è al mondo. Continuiamo la nostra visita alla scoperta delle eccellenze veneziane dirigendoci verso la boutique storica della famiglia Bevilacqua, che da 3 secoli produce tessuti preziosi straordinari.
Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Siamo nel più bello atelier di Venezia, di la vecchia generazione di Bevilacqua, che Gianluca è alla sesta generazione, dal 1700, che vanno avanti a fare i più bei prodotti di tappezzeria al mondo, direi. Grazie. Ma Gianluca, ci puoi raccontare come riuscite ancora a portare avanti non solo l'artigianato, la maestria, ma il fascino, l'entusiasmo che vi accompagna? La storia un po' si perde indietro nei secoli, diciamo che sicuramente è da più di 300 anni, perché noi abbiamo ancora questi telai del 1700 che producono, che continuano a produrre i soprarizzi. Abbiamo anche una parte di produzione con telai più moderni, non modernissimi ma più moderni. Più che altro noi ci siamo trovati con questo patrimonio incredibile, perché sono circa 25-26 telai che risalgono al 1700, che sono gli ultimi rimasti in Europa come attività vera, così grande e così attiva. E quindi è un po' anche un dovere continuare a farli funzionare, non solo tenerli per esposizione. Fisicamente è un lavoro completamente manuale, abbastanza faticoso per le tessitrici, e poi richiedono una manutenzione continuativa per prepararli e anche per gestirli nel tempo, che di solito fa mio fratello, che si occupa e li accudisce con un certo amore. Questa è, ad esempio, è una delle ultime fatiche che abbiamo fatto, è un progetto per il restauro del Cremelino che ci è stato commissionato. Avevano dei campioni di tessuto che dovevamo riprodurre assolutamente fedelmente. È stato un lavoro molto complicato, perché abbiamo dovuto ripristinare un telaio che non avevamo in memoria proprio di quando era stato messo in funzione per l'ultima volta, perché è un tessuto a tutto campo, non è simmetrico. Il nostro punto di forza è anche un archivio storico molto grande, abbiamo più di 3500 disegni originali da cui traiamo spunto quotidianamente per creare oggetti anche modernissimi, partendo sempre da queste cose che sono la storia veneziana del tessuto. Abbiamo anche una collezione di tessili antichi di tutte le epoche che trasformiamo, rielaboriamo e utilizziamo quotidianamente. Sono fatti infilati d'oro, quindi si mantengono perfettamente. La cosa bella del tessuto antico è che di solito nascevano, avevano dei valori incredibili rispetto al valore che ha un tessuto adesso, e nascevano prevalentemente come vestiti per il matrimonio, per la grande festa, e dopo venivano date in dono alla chiesa, e quindi venivano trasformati, e poi così continuava praticamente a essere riciclato, perché aveva un grandissimo valore ed è stata anche una delle basi della forza economica di Venezia. Venezia è, come tutte le cose belle, una città che va vissuta lentamente, assaporandola con tempo, come tutte le cose che richiedono una conoscenza un po' più approfondita. Vederla è una cosa, ma vederla può essere anche virtualmente percepita nella sua bellezza anche da un video. Conoscerla ha bisogno di più tempo, ha bisogno quindi di stare il tempo necessario per portarsi via un'esperienza che valga, che sia duratura e non solo visiva.